È vero, pure te l'hai finiti. Vai, 3, 2, 1. What up, raga? Come state? Sono Alessandro ed eccoci tornati in questo nuovissimo vlog. Come al solito, raga, ormai è sempre uguale l'intro. Devo cambiare qualcosa, tipo completamente a caso, però giusto per cambiare. Allora, siamo nel vlog che, raga, praticamente tutti voi sapevate che usciva oggi. Cioè, sapevate già cosa usciva e sapete cosa sta per succedere. Come saprete nel video di ieri, ho fatto un gioco con la ruota della sfortuna qua sul telefono, perché purtroppo qua non abbiamo la ruota proprio fisica. Per fortuna questi giorni che scendiamo per il Romix potrò averla a portata di mano. Ed è uscito che mi devo tingere i capelli adesso, completamente, cioè proprio ora, non è che ho tempo, ora. Ho dato un messaggio, speriamo che sia la ruota che mi dice non farlo più, non è la ruota. Quindi raga, me li devo tingere, non so ancora come. Tra l'altro è assurdo, raga, io lo shampoo che uso mi fa i capelli con riflessi rosa, guardate, è stranissimo. Cioè sarebbero bianchi in teoria, però guarda il riflesso, stranissimo. Mi serve aiuto. Dove sei? Ah, oh, questo è strano, Sto tingendo. Pure ti sta tingendo. Allora, visto hai che... Hai sentito questo rumore? What the fuck is this? Cos'era? Non lo so, è successo qualcosa. Ok, questo è stranissimo. Vabbè, il bagno, regà, è in condizioni vergognose. E te... E non è colpa mia. Tu sei veramente blu. Comunque, allora, è uscito sulla ruota che io mi devo tingere i capelli, no? Te che sei l'esperta qui. Cioè, oddio, a giudicare da come te li sei messi non mi pare tanto in realtà. Cosa devo fare? Che colore è quello? Viola. Dai, non ce l'hai un po' più decente? Allora, c'è la turchese, ma turchese per il tuo bene non te lo pare. Perché? Perché? Non ti togli più. Non va via? No. E questo? Viola, forse... No. Se scarichi, cioè, ma scusa, io mi ero fatto tempo fa rosa, no? Questo il è rosa, è rosa, va via. Sì, il turchese no. Ma sai qual è il problema? Che il mio shampoo antigiallo è viola. Quindi se io lo, cioè, allora, non lo devo usare nel bagno di Valerio, cioè questo uguale lo shampoo. Poi shampoo e balsamo uguale. Tienilo in posa per 20 minuti. In posa che vuol dire? In posa. Come, ah, come sta a fare adesso? Lo sto tenendo in posa. Guarda che se mi rovini i capelli valgono un botto di soldi. Valgono troppi soldi questi capelli. Ok. Neanche ti rispondo. Quella è la tua risposta. Va bene. Va bene, va bene. Preso, regà. Allora, siamo in bagno da Valerio. E pure colui con l'ordine sta messo un po' male, eh. Regà, non c'è uno in questa casa che con l'ordine sta messo bene. Comunque, penso mi farò lo shampoo qua, perché non ho sinceramente voglia di rifarmi la doccia. Cioè, per la terza volta oggi, cioè due volte me la sono fatta. E spero che non abbia detto stronzate. Io spero che i capelli diventino decenti. Seguirò la sua indicazione di mettere i capelli in posa per 20 minuti. Chiudiamo la porta. E raga, ci proviamo. Finito! Allora, la situazione è questa. Cioè, sono tipo viola. Guardate, letteralmente viola. Il problema, raga, vi dico, secondo me, anche se da qui sembra, non ha funzionato più di tanto. E vi spiego pure perché. Oddio, in realtà sono veramente tanto viola. Solo che io già solitamente uso lo shampoo antigiallo, no? E gli shampoo antigiallo praticamente servono a non far diventare gialli i tuoi capelli quando ce l'hai già tinti di tuo. Quindi io ce l'avevo appunto decolorati, quindi bianchi. Che per chi non lo sapesse, quando ce l'hai decolorati e li lavi normalmente diventano... Vanno ad andare sul giallo perché, cioè, non si riesce a mantenere da solo come colore il bianco. Non mi chiedete il perché, non lo so. E quindi gli shampoo antigiallo sono sul viola, danno una sfumatura sul viola, perché avete presente che a volte se metto una luce strana mi diventano i capelli che riflettono il viola. Quello è lo shampoo antigiallo. E di solito quando lo uso, anche quando asciugo, sono sul violaceo, poi li asciugo e invece diventano bianchi come ce l'ho normalmente. Tipo bianchi ghiaccio. Perciò, raga, non so se effettivamente questo è il colore dei miei capelli o è come uso lo shampoo normalmente, che quindi in realtà altri diventeranno bianchi. Me li vado ad asciugare e facciamo così. Faccio e voi vedrete il risultato. Quindi 3, 2, 1. A quanto pare non è quello che pensavo, raga, sono davvero rosa. Di nuovo è tornato l'incubo. Raga, sono tornato rosa. Cioè, vaffanculo, raga. Con lo shampoo c'è scritto viola, me li ha fatti rosa. Raga, mi ricorda troppo. Ah no, sono tipo violetto. Non lo so, raga, scusate se guardo in alto, ma non riesco a vedermi. Mi ricorda troppo quando qualche mese fa mi sono fatti i capelli rosa. No, raga, guardate questo cappuccio. È assurdo. Pronta? Ho finito i capelli. Vai. Ok. È vero, pure te l'hai finiti. Vai. Vai, 3, 2, 1. Va. Oh, tu stai 10 volte meglio così. Troppo scuri. Te sono viola, però. Però io li volevo viola scuro, così sono di nuovo rosa. Sembro io tipo mesi fa. Vero. Però guarda quella felpa. Io sembro Oddio, ti invidio. Ma va. Campino. Io li voglio neri.
Io taglio, te tagli. Beh, non ha così funzionato. Può funzionare più o meno. Vado a ferre via la. Sei pronto? Mi sono ritinto i capelli. Sei pronto? Beh, aspetta, ma tanto grevi. Non troppo grevi. Cioè, penso che tu mi ci abbia già visto così. 3, 2. Eeeh! Così. Dai. Serio, ma così. Sì, in effetti sì. Beh, ma che cazzo. Guarda in camera. Vabbè, dal vivo quello che. Guarda come matcho. Ma ci stanno, però. Ma ci stanno. Non sboccare. Tanto vabbè, in teoria. Cioè, ma così io te lo. Tipo... Cioè, perché mi hai detto, se no, serio, non ce l'ho neanche fatto caso io. Serio, no. Ce l'ho fatto caso dopo un po'. Questo è strano, eh. No, non è strano, perché non è tanto greve. Cioè, sono. Vabbè, poi mi c'hai già stanno visto. Per... a parte ti ho già visto, poi stanno ancora delle. Bro. Ma sarà quella. No, aspetta, no. Ma sarà con la luce, aspetta. Fidati no. Dopo c'è luce, no. Guardi. No, però sto dicendo con la luce, non so se è con la luce, ma si vedono proprio cose bianche. Ma così. Ah, io dico, ok. Quello. Come ce l'hai no, fidati, tipo, allora forse sta luce è stranissima. È qua che su, so proprio rosa. Ma come fai a vedere le bianche? Qualcuno qui è daltonico. Allora, guarda, fai una. No, non puoi. Però, guarda, ora ti faccio. Messo da qui, si vedono tipo qui delle. Fermo, non ti muove. Qui, tipo, delle ciocche tipo bianche. Tipo, questa è una ciocca bianca, questa vuota. Si vede anche in telecamera. Ah, raga, commentate, ditemi come ci sto. Anche se già. Domani ti svegli. Domani. Domani non ce li ho. Letteralmente sono pelato. Sto a far peggio di Rosalba con i capelli. Tra un po' divento pelato. Infatti devo smettere perché. Se no devi bruci, però. Ho troppa paura di rovinarli, raga. Madonna, quanto sono rosa. Comunque, raga, considerazioni su sti capelli. Non so che dire, cioè, ormai non sono più tanto sconvolto perché li ho passati di tutti. Cioè, veramente sono stato coi capelli letteralmente fucsia rosa. Davvero, cioè, fatti dal parrucchiere. Per colpa di una penitenza di un video che mi ha distrutto. Quindi, dopo aver passato quello, ormai vi giuro, posso avere qualunque colore. E niente mi distruggerà la vita. Commentate, raga, fatemi sapere come ci sto. Tanto qualcuno di voi già mi ci avrà visto, perché appunto tempo fa me l'ero fatti rosa. E il bello è che poi me l'ero rifatti rosa, sempre per un video. Cioè, io, boh, per i video sto diventando più rosa che non lo so. E poi, raga, io spero solo che i miei capelli non cioè che non diventi pelato, perché letteralmente ho paura di starli rovinando troppo. Mo domani mi sveglio, raga, davvero c'ho metà capelli di un colore, metà dell'altro. Ormai non so più che fare. A parte tutto, io davvero domani devo partire per Roma e sono troppo felice, raga. Non è che Milano non mi piace, però raga, Roma, cioè la città dove sono nato, è troppo bella. A parte quello, poi rivedo tutti i miei amici di Roma, tutte le persone, i miei parenti, i miei genitori, mio fratello. Cioè veramente io ogni volta che sto qua non vedo l'ora di tornare a Roma. E il bello è che poi quando sono a Roma non vedo l'ora di tornare su. Quindi è stranissima sta cosa, ormai non so più dove andare. E non so più dove andare nemmeno con i miei capelli, perché qua, cioè tipo, metti caso che devo cercare lavoro, con questo non trovo niente. No dai, scherzo. Però davvero, raga, domani parto per Roma e non ho niente di pronto. L'unica cosa che ho in camera è questo, cioè il casino più totale. E fidatevi che ho messo a posto pure tanto. Cioè, non avete idea di quanto io abbia messo a posto. Prima c'era qua per terra tutto il cartone di tutti i pacchi che ho aperto. Lì mancano delle scarpe. Questa cosa, raga, non raccontiamola a nessuno, facciamo finta che non sia successa. Questo però in realtà è sempre rimasto uguale, perché raga, oh mio Dio. Oh, guardate, i miei capelli qua sembrano meno rosa. Forse è meglio se vado in giro così. In realtà faccio vedere che è tutto in ordine, ma la tecnica di mettere a posto, sapete com'è, raga? Semplicemente prendete tutto il casino, proprio lo prendete, lo buttate dentro un armadio. Nessuno lo saprà mai, cioè, voi non avete idea, se io prendo questo armadio e lo apro. Mi ero dimenticato che fosse davvero così tanto incasinato, non ve lo faccio nemmeno vedere, davvero. C'è troppo casino là dentro. Vi dico solo che tutto il casino che prima era qui, ora sta lì. Quindi fidatevi, però usate questa tecnica. Tipo, per esempio, i vostri genitori o qualcuno vi dice: ehi, metti a posto la camera tua prima di fare qualcosa. Va bene, prendete tutto il casino, boom, in un armadio. Poi prima o poi qualcuno se ne accorgerà, io ve lo dico. Però fino a quel momento non avete problemi, fidatevi dei miei consigli. Pure qua la situazione, raga, è tragicissima. Cioè non si può guardare. Con lasciare le cose accese, ci sono tutte le luci accese, la TV accesa, delle scarpe in giro. E il cartone di cui vi parlavo che non entrava nell'armadio, quindi l'ho spostato di qua. Io non so come giustificare questo. Qui, oh raga, qui la situazione cambia. Pasta ancora da mangiare, che però non mi fido tanto a mangiare, quindi lo lascio là. Piatti che vabbè, raga, c'è una situazione assurda. Ma il bello è che noi settimanalmente vengono anche delle persone che puliscono, sapete, tipo vengono due persone che ci aiutano a pulire, proprio tipo quelli delle pulizie, che puliscono e mettono tutto a posto. Ogni volta è perfetto proprio, e non mettono a posto nel mio metodo, che prendo e metto tutto in un armadio, ma mettono a posto per bene. E non capisco perché già il giorno dopo la situazione è la stessa. Io penso che il problema siamo noi, cioè ne sono abbastanza sicuro. Per favore inviatemi dei tutorial su come mettere a posto, raga. La situazione qua è assurda. O magari venite proprio voi qua a pulire. Non è una cattiva idea, ovviamente no. Buongiorno raga. Allora, è passato, cioè sì, semplicemente sono andato a dormire, mi sono svegliato. Volevo farvi vedere la situazione dei capelli, perché è stranissimo. Cioè, mi sono fatto la doccia e sono ridiventati sul bianco grigio. Quindi molto bene.
Perfetto. L'unica cosa brutta è che se passo sotto una luce si vede il riflesso sempre. Ecco, adesso si vede, vedete com'è rosa. È bruttissima questa cosa, raga. Pensavo di essere uscito dal loop dei capelli rosa. Invece obbligato. Sì, lo so, ma ogni volta che passo sotto alla luce si vede il riflesso rosa, una cosa. Raga, comunque, da quando siamo andati allo Zero Gravity io ho troppa voglia, bro, di riprovare il backflip qua dentro. Io pure, solo che cosa è troppo piccolo. Secondo me si può fare invece. Ma ci faccio vedere il video che ti ho fatto ieri quando ci hai provato. Ci riproviamo. Ricordi ieri che... Sì, mi ricordo. Tieni. E ci riprovo. Serio? Vabbè. Spero che ci riuscirai, però. Ecco, già stai cascando e neanche sei entrato. Bravo, frate. Sei un fenomeno. Oh, ma senza t'arrabbi con me. Che fa il a me il vaffanculo in generale perché ci sei riuscito. Oh, bello questo. Questo si è visto appena sei saltato. Appena sei saltato e ti sei chiuso bene. Ma fai il backflip sulla piscina slime? Serio, vorrei farlo anche io. Solo che so che farà una brutta fine. Nel frattempo, ragazzi, mi stavo a fare colazione, però... Ah, comunque dillo che io l'ho fatto il backflip, solo che non hai ripreso perché... No, allora, sapete che ha fatto lui? È andato sul tetto, ha fatto doppio backflip, ha atterrato. No, vabbè, sono, mi sono tuffato al tetto. Faccio così, sono sceso, uno, due, backflip. Però... Doppio, non ti dimenticare del doppio. Diciamolo. Cioè, però ti si è eliminata la clip. Strano, però. Cioè, ste clip... proprio nei momenti. È peccato. È molto strano. Vado a mangiare. Anch'io, serio, anch'io. Dai. Mi stavo facendo colazione. Oh, ma con la situazione mi è possibile che non migliora mai. Grazie al cazzo. Il tuo tosse sta qui da mezz'ora. Buonissimo. Fa uno per uno, quindi sto dicendo. Te sto a dire che. Che va bene. Che. Allora, quanto mi dai? Bella, niente. Raga, comunque per questo vlog è tutto. Io spero che vi sia piaciuto. Spero che vi piacciono questi vlog, diciamo, dove registro un po' di più. Nel senso, solitamente, regà, nei vlog, almeno ultimamente, vi facevo vedere soltanto quello che c'era nel titolo. Poi sì, qualche pezzo in più, però alla fine non era troppo tempo registrato. Mentre praticamente adesso abbiamo registrato. Basta ormai, bro, non fai più paura. Soltanto la prima volta mi ha spaventato. Ok, ok. Prima o poi. Perché stai là? Devi stare qua, se stai qua è casino. Prima o poi ci riuscirai, dai. Quando ci riuscirai ti offrirò. Là già mi devi una cena. No, da adesso parte. Ma che bello, mi quindi fatemi sapere se volete vedere dei vlog in cui vi faccio vedere proprio tutta la mia giornata, cioè dall'inizio alla fine. Ditemelo, regà, nei commenti. Già ve l'ho chiesto nel vlog di ieri ed eravate tutti strafelici. La cosa bella, regà, è che io mi ero dimenticato di avervelo chiesto. Cioè, appena pubblicato non mi ricordavo di avervi fatto questa domanda. E comincio a vedere i commenti, tutti che scrivete: ottimo, bellissima idea, sì, ci sta, grande, perfetto, fallo, grande, ci sta, bella idea. E comincio a leggere e dico: ma che vuol dire? Cioè, non capisco, che senso ha, continuo a leggere e poi dico: ah. Quindi per un attimo non riuscivo a capire nessun commento sotto a quel video e dopo un po' l'ho capito. Forse mi devo ricordare le cose che chiedo, sennò poi ogni volta è un po' un problema. Comunque, per oggi è tutto, noi ci vediamo, regà, domani, perché lo sapete, esce un vlog al giorno alle 14:30. Facciamo così, regà, da domani usciranno... No, da domani... Non so, aspetta, perché ho già due video preregistrati di questo, non so quando esce questo. Fatto sta, dai prossimi vlog cercherò di registrare tutta la mia giornata, quindi dall'inizio alla fine. E fatemi sapere un po' cosa ne pensate, come viene fuori, che... Dai, fatemi sapere. Ci vediamo domani, raga, hashtag ogni giorno nei commenti. E se siete arrivati fino a qui, fino alla fine, siete dei grandi, hashtag fino alla fine. Ci vediamo domani, raga, seguitemi su Instagram, mi raccomando, Alessandro Montesi, se non mi seguite... Cattivi, seguitemi, che lì ci sono tutti gli spoiler, tutte cose che non metto nei vlog, varie cose. A domani, raga, goodbye ed enjoy.